Avviato rimpasto in giunta regionale per un programma di sviluppo di fine legislatura, Solazzi dice no a Spacca. La giunta regionale chiede al Ministero dell'Economia di attingere al fondo per i finanziamenti agli enti locali e dare ossigeno alle casse di comuni, province e regioni. Lo Sferisterio di Macerata prepara la prossima stagione lirica con il bilancio in attivo che non accadeva da anni. Presentata ufficialmente la rassegna agricola del Centro Italia che si terrà al Centro Fiere di Villa Potenza dal 10 al 12 maggio. Lo sport, attesa per la sfida sanbenedettese-recaratese che può promuovere il rossoblù nel campionato Lega Pro. Benvenuti all'appuntamento con il TG regionale di Teleadriatica 7 Gold. Avviato confronto e forse anche rimpasto in giunta regionale tra i partiti della maggioranza per un nuovo patto di fine legislatura. Ci sono le premesse per il cambio di passo tanto auspicato dal governatore Gianmario Spacca. Proficui gli incontri con i gruppi a Unione Democratica di Centro, Centro Democratico, Partito Socialista Italiano e Verdi. Al centro dei colloqui il programma di fine legislatura che avrebbe registrato piena condivisione degli obiettivi e la volontà di rilanciare prepotentemente l'azione di governo e il dialogo con i territori in una fase tanto drammatica per i cittadini come quella che si sta attraversando. Ma si registrano anche dissensi e dinieghi come quello del Presidente del Consiglio Solazzi in rotta di collisione con la maggioranza. Solazzi rifiuta l'incarico di giunta offertogli da Spacca. Il Presidente del Consiglio regionale Solazzi resta un caso, sarebbe disponibile ad entrare in giunta ma come assessore alla sanità mentre il Partito Democratico da questo orecchio non ci sente. Preferirebbe un incarico meno pesante o la conferma alla Presidenza dell'Assemblea previo rientro di Solazzi nel gruppo del Partito Democratico, ma a questa richiesta già aveva risposto. Lei mi fa una domanda alla quale io la rispondo con un'altra domanda. Lei si ricorda quando è che io ho abbandonato il gruppo del Partito Democratico per passare nel gruppo indipendente che assicura l'indipendenza anche dei presidenti di Gianmario Spacca? No, lei si ricorda? Allora, se lei non si ricorda, glielo dico io, quando io ebbi l'ardire di fare una proposta di legge sul contenimento dei costi della politica. Evidentemente non condivisa dal Partito Democratico, parlo di gruppo consigliare, che è cosa diversa dal partito, che non ha mai presentato nessuna proposta di legge per il contenimento dei costi della politica. Il mio passaggio, anzi la mia uscita dal gruppo del PD, ricorre in quei giorni in cui io presentai una proposta, poi che è stata approvata, anche se un po' ridimensionata, poi ne ho proposta un'altra ultimamente in cui si è portato il numero dei consiglieri regionali da 43 a 31. Io sono uscito dal gruppo, non dal partito, io sono regolarmente iscritto al partito proprio per un dissenso su questo tema specifico e non mi sembrava e non mi sembra una cosa da poco. Ridare liquidità ai comuni e alle province della nostra regione. E così il presidente Spacca e l'assessore al bilancio Marcolini hanno ufficialmente chiesto al ministro dell'economia di attingere al fondo per il pagamento dei debiti, già a suo tempo approvato dal Consiglio dei Ministri. Da registrare la richiesta formulata dalla regione al ministero dell'economia per accedere al fondo per il pagamento dei debiti verso gli enti locali. Sì, anche se la regione sul piano nazionale è tra quelle che pagano più velocemente, siamo a 130 giorni rispetto a circa 270 della media nazionale con picchi di 800 addirittura. Abbiamo sentito il bisogno, lo diceva poco fa il Presidente, di intervenire per dare una boccata d'ossigeno ai pagamenti soprattutto degli enti locali. Province, comuni e imprese, in fondo alla scala ovviamente ci stanno sempre le imprese, le nostre imprese che hanno bisogno di liquidità. Abbiamo fatto questa richiesta valutando, come l'opportunità nazionale ci dice, i pagamenti che potrebbero essere fatti, sono impegnati, istruiti, ma che non possono essere fatti. Abbiamo raccolto quindi 37 richieste per 37 milioni. Distribuite per due terzi su province e comuni e per un terzo direttamente alle imprese e abbiamo approfittato di questa opportunità che nazionalmente ci viene data, che non è gratuita perché ci costa 2.600.000 euro l'anno la provvista di questa liquidità e quindi pensiamo
che sia oneroso, ma che sia assolutamente fondamentale aggiungere un po' di liquidità al nostro sistema. In 2 anni, con i 2 patti di stabilità verticali e con questo intervento a favore dei pagamenti della pubblica amministrazione, la Regione ha messo a disposizione più di 200 milioni, che è, come dire, non è un fatto simbolico, è un fatto che aiuta concretamente le imprese a mantenere occupazione, reddito e a far girare l'economia. In ballo una boccata d'ossigeno per complessivi 37 milioni di euro. Passiamo alla cronaca. Sembrava un normale nucleo familiare, 2 uomini e una donna in avanzato stato di gravidanza che portava con sé un bimbo di 15 mesi. In realtà era un terzetto di spacciatori individuato dai carabinieri di Osimo che li hanno prima pedinati, poi inseguiti fino a Falconara Marittima e arrestati con 102 grammi di cocaina purissima durante l'operazione Tonking. Si tratta di albanesi incensurati. Ancora cronaca, si è avvalso della facoltà di non rispondere Rubin Talaban, il sicario albanese che avrebbe gettato l'acido in faccia all'avvocatessa Lucia Annibali su incarico dell'ex della donna, l'avvocato Luca Varani, ora in carcere. Talaban è comparso davanti al GIP di Pesaro e al PM per pochi minuti alla presenza del suo nuovo difensore, l'avvocato Sposito. Quella precedente, l'avvocato italiano-albanese Ina Begici è indagata per favoreggiamento ed è stata dichiarata dunque incompatibile. Cambiamo argomento. La provincia di Macerata ha presentato ufficialmente la RACI, la rassegna agricola del Centro Italia, che si terrà dal 10 al 12 al Centro Fiere di Villa Potenza. 3 giorni, 11 aree e 42 eventi sono i numeri della 29esima edizione della RACI organizzata dalla provincia di Macerata con la Regione Marche, il Comune, la Camera di Commercio di Macerata e l'Associazione Allevatori delle Marche, che anche quest'anno mostra il meglio di sé e della cultura e della tradizione contadina. Non solo, il programma della RACI 2013 accoglierà il pubblico fino a mezzanotte con 2 serate sotto le stelle il 10 e l'11 maggio di musica, teatro e polenta. Stagione lirica dello Sferisterio che quest'anno parte con un vantaggio, quello di avere il bilancio in attivo, un evento che non si verificava da anni. Anno eccezionale per l'associazione Arena Sferisterio, che conferma il dato annunciato 3 mesi fa di una stagione con saldo positivo. Anzi, il bilancio consuntivo 2012 dell'ente svela un quadro migliore di quanto ci si poteva aspettare. Questo risultato assume maggiore valenza se paragonato alla situazione nazionale dei teatri lirici, che vede una profonda crisi economica e sottolinea il virtuosismo e il rigore dei conti di questo nuovo corso del Macerata Opera Festival. L'anno 2012 si chiude con più 12.700 euro, non accadeva da più di 10 anni, infatti alle entrate di 4.198.107 euro vanno sottratti 4.185.363 di costi. Una stagione in positivo, riducendo le stime.
quello forse più importante degli ultimi 10 anni. Questo ci dà la speranza.